Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Allora, come promesso, questa è la seconda lezione sul trombone, non sul sax, non sulla tromba, solo sul trombone. E vi faccio vedere una cosa. Allora, abbiamo visto che questo è il trombone, trombone tenore, si chiama trombone tenore in si bemolle, però ci sono altri modelli di trombone, non c'è solo questo. C'è anche, sono modelli più grandi, come questo con la ritorta. Vedete che vi avevo parlato dei tubi di prolungamento o ritorte o ritorta, viene chiamata ritorta in fa perché lo strumento viene allungato di tonalità, quindi da si bemolle schiacciando questa chiavetta e lo strumento diventa in fa. Ma non ci sono solo questi tromboni, ultimamente si trovano in commercio dei simpatici tromboni di plastica, come questo. Questo è il famoso P-Bone, questo è di colore blu, ma ci sono tanti colori. Ce ne sono gialli, rossi, verdi, bianchi. E suonano. Questo strumento, a mio avviso, andrebbe benissimo per chi vuole iniziare a studiare il trombone senza spendere un sacco di soldi. È uno strumento che con 140 euro si trova in tutti i negozi di strumenti musicali e soprattutto non ha bisogno di manutenzione. Qui va, la coulisse, in questo caso, va solo con un po' d'acqua e basta. Non è come gli altri tromboni che hanno bisogno di manutenzione. Tutti i giorni bisognerebbe pulirlo tutti i giorni e vi faccio vedere anche come. Ecco, per esempio, il nostro strumento qui è già stato usato benissimo. Come promesso, vi avevo detto che vi avrei fatto vedere come si pulisce una coulisse, una slide. Allora, naturalmente, dopo aver tolto la campana dalla coulisse o dalla slide, mettete, si estrae questa, si estrae perché viene via, vedete, e con un fazzolettino, una volta si usavano degli strassi di cotone, ma poi con l'avvento dei fazzolettini di carta, si usano i fazzolettini di carta, oppure lo Scottex, oppure anche la carta igienica va bene, in questo caso la carta igienica basta una pulitina, così, perché il trombone va sempre pulito prima di suonare. Andrebbe pulito ogni volta anche finito di suonare, prima di porlo nella custodia, però è più bello così, è meglio così. Quindi, una volta che abbiamo pulito dai residui di grasso, di umido, noi andiamo a prendere il prodotto che più ci aggrada, cioè in questo caso io uso ancora un po' di pasta, ma ci sono altri prodotti come questo che sono liquidi che vanno benissimo per la coulisse, vanno benissimo per la slide, vanno benissimo per far scorrere più fluemente la coulisse. In questo caso prendiamo una piccola parte di pasta e la mettiamo sui terminali della coulisse. Vedete quanta poca? Sì, non è necessario mettercene dei vagoni, se no si impasta tutto all'effetto contrario. La slide non scivola. Ecco, vedete, qui bisogna ungere solo qui, non qua, solo qui, i terminali della slide, basta. Poi si prendono i suoi tubi, praticamente si infila ogni tubo nel suo tubo, così, e poi lo si fa scorrere di modo che, non so se vedete, di modo che la pasta o il liquido si deposita uniformemente, capito? All'interno della slide. Questa è una cosa che non insegnano mai. Io penso che sia una cosa importante, anche perché
solo la pasta o solo il liquido non fa niente, ci vuole alla fine, una volta che è, una buona spruzzata d'acqua. Quindi si prende acqua, acqua del rubinetto, lo spruzzino si dà sull'oculista e il gioco è fatto. Ok? Ciao.